Questo viaggio col Pandino 4x4 è stato suddiviso in più puntate. Se non hai visto la prima, te la linko qui sopra. Oggi è domenica. Ragazzi, oggi siamo a Forte Brahma Farm. È un museo spettacolare, c'è veramente tanta roba. Il forte è costruito sulla cima del monte Brahma Farm, sopra Bardonecchia. Il monte ha una lunga storia alle spalle, difatti già nel 1333 veniva fortificato con una torre di avvistamento e nel 1417 venne dotato delle prime artiglierie. Nel 1871 venne aperto il traforo del Frejus per migliorare i rapporti economici con la Francia. Pertanto Bardonecchia diventava uno dei punti strategici più importanti e delicati della frontiera italo-francese. Luca, sei pronto? Prontissimo. Vai, apri, va. Prego. Negli anni a seguire, sulla cima del Brahma Farm furono avviati i primi interventi per la realizzazione delle linee difensive che tenessero sotto tiro il traforo nel caso di invasione. Negli anni che seguirono vennero effettuate continue modifiche al forte, che lo portarono a trasformarsi da una semplice batteria a un forte vero e proprio. Nel corso della prima e seconda guerra mondiale il forte non entrò mai in azione. Unico evento fu quello della galleria del Frejus, venne fatta saltare il 10 settembre del 1943 per bloccare il passaggio a gruppi tedeschi. Daniele, carica il cannone, va. Dai, ci sono le gambe. No, non ci stanno. Oh, che gna fai? Mazza. Dopo 50 anni di abbandono e saccheggi, l'Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare ottenne in affitto dal demanio tutto il compendio del Forte Brahma Farm, pagando da allora un'affitta allo Stato per salvare un bene dello Stato. Ringraziamo il presidente dell'associazione, Pier Giorgio Corino, che abbiamo conosciuto di persona e che ci ha raccontato il grande lavoro che ha svolto allo sviluppo di questo fantastico museo. Questa mitragliatrice è stata costruita dalla Fiat. I carri armati sì, ma questa non me l'aspettavo. Ragazzi, per la prima volta dopo tante latrine viste nei forti vi faccio vedere come erano fatte le latrine. Questa latrina degli ufficiali, lavandino, ragazzi, tutto originale, e poi c'era il tappo. Tu facevi così, aprivi il pozzo nero e poi richiudevi, perché così l'odore non veniva su. Allora, la cosa bella è che comunque il forte è stato ricostruito veramente bene nei minimi dettagli. Latrine e truppa. Team medesimi nel forte dell'epoca. Ciao.
a pietra focaia, ragazzi. Allora, nella nostra follia da recuperare ci sono anche oggetti non specificamente inerenti alla storia militare, ma alla storia pubblica. Ah, ok. Queste, ad esempio, sono centine del traforo del Frejus che buttavano via. Innanzitutto è impressionante una cosa, che tagliandole per giuntarle del legno che ha oltre 100 anni puzza ancora di vivo, puzza ancora di resina. E l'ho messa riutilizzata in questa maniera anche per dare una certa sistemazione, no? Sì. Perché la cosa non fosse un'esposizione piatta, ma ci fosse questa esposizione curva dove le armi sono messe e che narrano una storia, curva di storia. E qui abbiamo l'evoluzione delle mitragliatrici tra la prima guerra mondiale, tra l'altro caso abbiamo la Schwarzdose austro-ungarica e la Fiat 14 ad acqua, e da questo lato la Fiat 35 e la Breda, e insieme c'è quello che secondo me è più divertente, tutti gli armeggi, le scatole, portalestrine, i vari macchinari per caricare le lastrine, perché c'è da pensare che oltre agli oggetti, i corpi, le armi, c'è tutto una massa di oggetti, come quello è un basto metallico per portare la mitragliatrice a spalle. Ragazzi, forte, consigliatissimo. Forte Brahma Fam, spettacolare. Proprio se vi piacciono queste cose, ci sono dentro delle ricostruzioni, dei bunker di guerra, delle zone, di tutto. C'è tutto. Volete sapere come funzionavano i bunker forti? Venite qui. Grande. Il forte è stato preso in gestione da un'associazione e ha fatto un lavoro fantastico. Tanto di cappello, bravissimi. Allora, alla Vincenzone, dica qualcosa. Allora, qui ci abbiamo, sotto questa bella parete di roccia, ci abbiamo salame felino, sì, di Atto. Ah, dai, fai vedere i grissini torinesi, dove stanno? Fai vedere i grissini torinesi. Ecco i grissini. No, non so torinesi. Vabbè, mo dai. Tanto per di. Oh, dammene uno. Qua abbiamo una toma di malga. Qui abbiamo un formaggio alle erbe. Erbe di montagna. Non specificate. Erbe, e poi c'è rosmarino. E rosmarino. Non è tanto di montagna rosmarino. Vabbè. Qui abbiamo un salame locale. Questo è un salame toma. Locale. Toma. Ah, salame. Buonissimo. Salame è quello, sì, non so. Buono, buono, buono. E là un pecorino di Pienza, che c'entra un cacchio. Ma è buono. Però è spettacolare. Guardate le muffette. Quello è buono. Le muffette. E poi abbiamo la carne locale piemontese, una razza autoctona che non mi ricordo qual è, da cuocere là.
Ragazzi, forte varicelle sul lago Moncenisio, giornata spettrale, siamo dentro le nuvole, anche questo ha il suo fascino. 2100 metri sul livello del mare, qui abbiamo un forte del 1800, il varicelle, e poi poco fuori ci sono i bunker della seconda guerra mondiale. Dai, illumina. Ci troviamo sopra ad una mega cisterna. Questo molto probabilmente è tutto. Sì, sì, l'acqua è piovane, sì, sì. Ci sta là, lì lo scarico dell'acqua che andava giù. E c'è un altro buco anche di qua. Se di qua c'erano due tombini. Anche di qua stessa cosa. Non si sa quante migliaia di litri d'acqua ci sono qua sotto. È pericolosissimo perché se ci cadi dentro è brutta. Devi andare a prendere la corda se cadi là dentro. Wow! È immenso. È un labirinto. Che figata, ragazzi. A parte la nebbia spettrale, proprio un po' di strizza, un po' di caca sotto. Ecco le scale per salire. Saliamo? Vabbè, se cammini sul muro, forse. Che fai? Allora, le scale si salgono muro muro. Il secondo piano sta messo veramente male. Piano, senza correre. Senza correre. Ci sono. Altro buco. Ah, caspita. Ci troviamo al secondo piano e anche qui c'era la batteria con i cannoni.
fermo così. Pericolosissimo. Pavimento rialzato, ormai le tavole non ci sono più. Abbiamo trovato la polveriera. È enorme. Doppia campana, colonne centrali. Il tempo ci ha regalato un panorama spettacolare. Si è aperto in questo momento. Ecco, si vede il lago che è di colore azzurro e abbiamo tutta panna qui davanti, guarda. Le cime e il forte. Lì. C'è un po' di foschia. No, aspetta che ti spanno il vetro. Buongiorno ragazzi. Oggi è martedì. È una settimana che siamo in viaggio. Siamo partiti martedì, siamo partiti. Ci troviamo alla borgata di Colle Braida. Qui, di qui passò il Giro d'Italia nel 1936, mi pare di aver letto, c'è una targa proprio al punto più alto del colle. Ieri dal lago siamo scappati perché eravamo dentro le nuvole, sopra. Per un attimo siamo stati sopra le nuvole, ma poi è durata poco, abbiamo fatto due foto e la nuvola è tornata. Siamo scappati perché faceva freddo e la nuvola ti bagnava, era impressionante e bellissimo. Il panorama ha un effetto spettrale bellissimo, bello bello, il forte è grandissimo, e però purtroppo non siamo riusciti a trovare dei bunker perché stavano veramente nascosti. E va bene, ora stiamo facendo colazione e ripartiamo. Abbiamo un po' cambiato il programma di oggi perché comunque siamo belli provati, belli stanchi, ecco. Prossima volta organizzeremo meglio il giro perché qui c'è tanto da vedere e bisogna tornarci. Al lago di bisogna dedicarci qualche giorno, stare lì e visitare tutti i bunker e capisaldi. Che dici Luca? Biscotti ovviamente. I nostri gentilini. I nostri perché sono del Lazio, proprio di Roma. Pietro Gentilini, via Tiburtina. Signor Gentilini. Questa notte ha diluviato. Sono 30 ore che non vediamo il sole perché dall'altro ieri sera che non c'è il sole, siamo nelle nuvole. E devo dire che il frigorifero si è comportato molto bene. Allora vediamo un po' la batteria quanto sta. 36%. Collegata sempre con l'accendisigari che controllo spesso perché qui spostiamo tutto tutte le volte, quindi c'è il rischio che si stacca. Questo connettore lo cambierò, vi giuro, vi metto un altro connettore, ve lo smonto. Allora, dopo 30 ore che non abbiamo luce, abbiamo ancora il 36%. Adesso il frigorifero si è acceso, sta assorbendo 30 watt, collegato sempre con l'accendisigari, quindi 12 volt. Ho visto che a differenza dell'inverter 220 consuma molto di meno, quindi ottimo 12 volt accendisigari. Oggi è una bella giornata, quindi speriamo di ricaricare tutta la batteria. Comunque oggi scenderemo a valle, anche perché poi questo passo dove siamo ora sono 1000 metri. Comunque continuiamo a stare alti, veramente alti. Oggi che giorno è? Mercoledì 26. Buongiorno ragazzi, oggi è mercoledì 26. Il vento, la bufera persiste. L'Italia è stata invasa da questa bufera e ovviamente anche noi ci siamo rientrati. Ci troviamo in zona, non so, siamo riscesi da Torino. A un certo punto
ci eravamo stufati di stare in macchina e abbiamo preso il primo campeggio che capitava e ci siamo infilati. Un campeggio pieno di olandesi, stranieri, pochissimi italiani. Siamo comunque in Toscana. Ragazzi, la nostra avventura volge al termine. Spero che vi sia piaciuta come ci è piaciuta a noi. Sotto nelle descrizioni del video io vi lascio tutte le informazioni. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi siano piaciuti i panorami. Quest'anno abbiamo integrato il drone e fare le prese dall'alto è bellissimo. Tutte le riprese sono state fatte in zone adibite a riprese, perché il drone ad esempio nei parchi e in alcune zone non può sorvolare. Ringrazio Luca che anche quest'anno è partito insieme a noi col suo pandino 4x4. Lo abbiamo allestito, lo sta continuando ad allestire, sarà sempre più performante e più figo. Ringrazio ancora nuovamente la EcoFlow, la batteria, lo storage che ha reso possibile alimentare il nostro frigorifero, è stato veramente utile. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace un viaggio in fuoristrada per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. In questi 10 giorni sono stati registrati circa 150 giga di video. Tantissimo, non ho mai ripreso, registrato così tanto. Tu quanto hai fatto? Luca si è portato il telefono, quest'anno non ha usato la reflex. Sì, no. Io ho fatto 1236 tra foto e video. Beh, si vede che i posti ne sono valsi la pena. Caricare su Instagram tutte le foto. Ma di materiale ce ne abbiamo tanto. Sì, ma non lo uso tanto Instagram, anzi non lo uso per niente. Ti dico un pronto telecomando. Per fa che? La macchinetta. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Che avventura fantastica.